una ragazza molto solare, la prendo sempre con il sorriso, sempre con leggerezza. Marco è un ragazzo serio, ci siamo conosciuti sui social. E ora è un anno e 3 mesi che stiamo insieme. Già lo so che sarà il suo preferito. No! Sì. No. Il suo preferito sarà la sua mammina. No, sarà il suo supereroe da lui. La prima volta che comunque ho scoperto di avere il ritardo, ho detto, sai, ho 2 giorni di ritardo, e lui subito impanicatissimo. Vabbè, tranquilla, vedi se ti riviene, se non ti riviene, facciamo il test. Positivo. Ma c'è due belli labbra carnosi. Non sapevo che fare, se uscire dal bagno o no. Infatti mi sono un attimo fermata per riflettere, mi sono sciacquata la faccia perché stavo sudando. Ho chiamato subito mia madre, appena l'ho saputo. E ho detto, guarda mamma, comunque il test è positivo. E ho detto, adesso vedi tu come dirlo a papà. Le braccia ci stanno tenute così. Sono domande che io mi pongo, ecco, adesso dice basta, no, non ce la faccio più. Mi ha detto che la sua faccia stava guidando e ha guardato dritto. Papà si aspettava, loro due. E papà gli fa, ma come tu? E mamma gli ha detto, no, nostra figlia. Non se lo sarebbe proprio mai aspettato, manco per l'anticamera del cervello. Dolce momento coccola. Siamo una famiglia molto unita. Santiago! Passiamo tutte le giornate veramente quasi sempre insieme, anche perché anche nel cucinare, nel vederci un film, nel giocare, stiamo sempre insieme. Assaggiamo questo buonissimo dolce. Chissà come è venuto. Fatto da lei, fatto da me, fatto da noi. Assaggiamo. Allora, papà è un tipo molto molto protettivo. Se sta pure il giallo, aspetta, ma che è sta rubetta qua? Quello è zero. No, vabbè, ma è pazzia. Sta pure quello è il primo. No, severo, però un po' più, insomma, con dei valori. Non c'hai un'età per fare, per non avere più bisogno di un genitore. Non sei autonoma, non sei, quasi sei autonoma. Devo dare un pezzetto alla volta, per come ho sempre fatto. Ma che ti ha detto Marco? Io non deve venire, prima o poi viene. Sì, ma ci siamo organizzati. Cioè, per il parto viene un po' 2 giorni prima qua da noi. Cioè, che succede? No, anche di questo non lo so. Essendo male il ragazzo, segue il bambino con la ragazza. No, vabbè, certo, è ovvio. Avete deciso poi dopo, quando nasce Santiago? Dove volete stare? Credo che la cosa più giusta sia il fatto che vengano qua da noi. Sì, no, ancora dovevamo vedere bene, cioè ancora dovevamo decidere proprio bene che avremmo fatto lui e io.